LC4 Blog si trova oggi, come vi dicevo e non vi ho deluso, alla mostra internazionale del fumetto di Jakowicz. Tra non molto troveremo e intervisteremo la figlia di Jakowicz. Ringraziamo Luca Salvagno per il suo disegno che vedrete a breve. A dopo. Ci troviamo alla Mostra Internazionale del Fumetto di Jakowicz e abbiamo l'onore di avere l'assessore alla cultura, Jenny. Michele Barile, molto piacere. Piacerebbe. Lui inizierà la mostra e dirà qualcosa. Sì, con quest'ultimo appuntamento, l'apertura della mostra di Jakowicz qui al MACT di Termoli, apriamo l'ultimo degli eventi che abbiamo previsto nella programmazione per il centenario dalla nascita di Jakowicz. Termoli ha voluto celebrare questo suo illustre concittadino con tutta una serie di appuntamenti che hanno avuto inizio il 19 marzo, appunto nel giorno della nascita di Benito Jakowicz, e si concludono appunto quest'oggi con l'apertura di questo bellissimo appuntamento che avrà luogo naturalmente fino ai primi mesi del 2024, quindi ci sarà modo e maniera insomma per tutti coloro che vogliono venirlo a visitare, avranno insomma un grosso lasso di tempo per poter venire qui ad assistere, ad guardare, diciamo, ad ammirare queste le opere del Benito Jakowicz. E niente, naturalmente il fiore all'occhiello è anche la presenza di Silvia Jakowicz che ci ha onorato della sua presenza in questa nostra inaugurazione. E, tra l'altro, un'altra caratteristica di questa mostra è che si potrà vivere in due location, ovvero qui a Termoli Come e in dicevamo, pure contemporanea. Roma, Sì, in contemporanea sì. al Maxi di Roma. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter aprire per primi, ma nelle prossime settimane anche il Maxi di Roma, quindi sarà aperto con le opere di La ringraziamo per Jakowicz. questo intervento e ci vediamo con la figlia di Acquitti. Grazie Grazie a voi. mille, Grazie assessore, molto. Grazie a voi. arrivederci.